8 marzo, giornata della donna, quali sono secondo te le condizioni sul lavoro? Si è veramente raggiunta questa parità o persiste la discriminazione nei confronti della donna? In Italia oltre la metà delle donne sono disoccupate e ad oggi nel 2019 ancora le donne lavorano in soluzioni di precariato, part time, sfruttate, pagate fino al 30% in meno. Come sappiamo le donne hanno meno possibilità di fare scalate, cioè di raggiungere livelli più alti. Vengono licenziate e discriminate per la gravidanza, come se fosse un reato diventare madre e non poter svolgere entrambe le cose. E purtroppo perdendo il posto di lavoro o comunque lavorando non in condizioni ottimali che ci favoriscono di curare anche la famiglia, non possiamo avere la dignità di cui ci avevano parlato e che ci avevano promesso. Dopo il decreto sicurezza che reprime fortemente le lotte dei lavoratori, soprattutto nella logistica con i picchetti, ora si profila anche il decreto Pillon. Come giudichi tu l'azione del governo sui diritti civili, diritti delle donne, ma anche su quelli dei lavoratori e delle lavoratrici? Per quanto riguarda le donne lesbiche, le donne trans, le donne migranti, la situazione con questo governo è ancora peggiorata. Appunto a partire dal DDL Pillon, che ci vorrebbe quasi mettere nella condizione di non poter più accedere alla separazione anche magari da uomini violenti, e se dovesse passare sarebbe veramente un dramma per tantissime donne che vivono situazioni di maltrattamento in casa. A continuare con le dichiarazioni del ministro Fontana, che appunto addirittura arriva a dire costringeremo le donne a partorire, poi con gli attacchi alla legge sull'aborto, alla 194, a concludere con la legge Salvini. Lavoro nella logistica e dopo una serie di scioperi per i diritti chiaramente di donne e lavoratori, sono state lasciate a casa una serie di persone solo perché avevano scioperato, cioè messo in atto un diritto costituzionale nella difesa dei propri diritti. Questa è una cosa che rispetto alla sicurezza non ha niente a che fare, anzi incrimina, arrivano denunce. In un periodo in cui la politica è screditata e c'è poca partecipazione civile, Nununa di meno è un movimento che è nato e continua a crescere. Secondo te che cosa occorre per fare uno scatto in avanti in questo paese? In questo paese occorre che le donne partecipino sempre di più, e già Nununa di meno sta dimostrando di essere forse l'unico movimento in Italia in grado di riempire ancora le strade e le piazze, come si è dimostrato con la manifestazione oceanica di Roma del 24 novembre. Quindi la sfida è quella di coinvolgere sempre più donne, sempre più persone, di sensibilizzarle alle problematiche di genere, soprattutto nei nodi territoriali anche più piccoli come quello di Pavia, dove ancora questa sensibilità non è sufficientemente stata coltivata, e dove ci proponiamo di lavorare sempre di più per raggiungere sempre maggiore partecipazione. Secondo te è una giornata di feste, la festa della donna, o una giornata di lotta? È una giornata di lotta e siamo qui appunto per lottare. Perché è una giornata di lotta secondo te? Per tutte quelle donne che hanno perso la speranza e invece vogliamo dimostrare che non è così. Ce l'abbiamo ancora la speranza.